se non posso arrivare per primo nella mia categoria, questo oggettivamente può essere un argomento di discussione, nel senso che se la posizione di leader in quella specifica categoria di prodotto è già stata occupata, potremmo ragionare su come individuare con una focalizzazione maggiore una categoria di prodotti in cui arrivare per primo, quindi occupare una posizione di leader. Questo perché, come dicevamo anche nella precedente riflessione, cambiare l'idea del mio consumatore è molto più complicata che arrivare per primo nella sua testa. Se ad esempio analizziamo il mercato smartphone degli ultimi anni e in particolare la lotta tra Apple e Samsung, vediamo come Apple è arrivata per prima nella categoria del proprio consumatore. Samsung, una volta che ha approcciato il mercato, ha cercato di competere direttamente sui suoi concetti, quindi design, funzionalità, usabilità e così via, investendo tantissime risorse nel cercare di far cambiare l'idea del consumatore. Oggi possiamo dire che quelle risorse sicuramente non sono state investite benissimo, perché se il 91% dei profitti del mercato degli smartphone è di Apple e solo il 14% a fronte di investimenti molto più ampi è di Samsung, aperta e chiusa parentesi, la sommatoria di queste due percentuali fa 105, ma proprio perché gli altri, addirittura investendo e competendo sulle stesse categorie, sono in perdita, chiusa parentesi, possiamo capire come se Samsung probabilmente avesse investito in una sua focalizzazione maggiore senza competere su parole e concetti già di proprietà di Apple, avrebbe probabilmente ottimizzato molto di più gli investimenti. Oggi ci lasciamo con questa riflessione. Uno degli sprechi maggiori del marketing sta proprio nel cercare di far cambiare idea alle persone. Ciao!